Devo, mannaggia lui, è dentro. Ma c'è? Cioè, allora dopo assolutamente lo devi prendere. Aspettare, lo può prendere. Fai. Per questa volta. Aspettate. Esiste. Ecco, Cogliamo l'occasione, dato che c'è, per presentarvelo direttamente. Demo è prima di tutto un mio amico, siamo amici. E in più la persona che mi ha indirizzato nella retta via per scrivere e avere questo tipo di... Cioè, è colui che ha abbracciato, diciamo, il progetto per primo. Un amico che mi segue, di Empoli, anche lui. Quindi insieme abbiamo iniziato a lavorare con le prime canzoni, tipo come nel 53. E quindi poi, quando poi sono andato all'Archimede Studio di Carlasco, dal mio produttore Davide Magione, abbiamo iniziato poi tutto il progetto di studio, quello vero, mancava l'anello mancante, cioè il remo. Quando poi è arrivato, andammo a prenderlo alla stazione di Carlasco, lui aveva una delle sue cose bellissime. Sì, c'è lui. Sì, probabile ci sia anche questa foto che diventerà una foto punta, chissà. E lui era in questa scalinata di questo bar, e io ho detto, toscano, così. Toscano, poi il produttore, oh Davide, è arrivato Remo, è lui, eccolo lì. E Davide, no, è arrivato Remo, bellissimo, è il titolo. Ma Dio, dell'album che si farà. E dice, vabbè. Poi piano piano, siccome Remo è un personaggio un po' sarcastico, c'ha sempre la battuta pronta e spirito fantastico, è sempre una persona con cui ridere, stare bene. Poi piano piano il lavoro di gruppo insieme, il titolo è arrivato Remo. Quest'album mi piace perché dopo 2 anni di lavoro siamo arrivati a concretizzare in una manciata di canzoni, insomma, tutto quello che c'è fra noi, no? fra me e Andrea e Davide. Artisticamente sono soddisfatto. Sai cosa c'è? Dentro tutto scappo via da me, lasciando tutte le preoccupazioni, lavoro e amori, dottori, le suore, cui preti, gli amici migliori. L'evolversi di questi anni abbiamo lavorato insieme, quindi si parla del 2012-2013, sono 2 anni dove è iniziato un po' tutto il progetto mio, quello vero e proprio, perché poi le canzoni hanno tutta una cronologia tra di loro, sia per la scrittura, quindi l'esperienza che mi vedeva partecipe nei temi che ho toccato, dal lavoro ai sentimenti al viaggio, e quindi è correlato tutto su un periodo di tempo che vacilla dal 2012 al 2013, quindi sono soddisfatto anche perché si raccontano le cose che ho vissuto in prima persona, quindi una cosa bella. Il brano che sono particolarmente legato più di tutti è Penny Black, il letto. Spiego perché quella è una storia che io ho inventato, cioè non c'è un riferimento autobiografico o niente, praticamente è questo collezionista di francobolli che colleziona francobolli, ma i francobolli è una metafora sulle donne che ha avuto e non potrà mai avere, perché continua ad avere questo stile di vita senza mai potersi innamorare. Questo era un po' il concetto, mi piaceva inventare questa cosa facendo questo confronto tra lui che colleziona francobolli e le donne che ha avuto, e sono particolarmente legato a questo pezzo perché non mi ricorda niente di me e di quello che ho vissuto, e quindi logicamente avendola inventata è un pezzo che non mi muore mai, perché è come una mia invenzione. Invece nelle altre canzoni, diciamo che dopo un po', magari se ci sono dei riferimenti personali che magari sono stati anche superati, è logico che si appesantiscono col tempo. E il percorso di un album secondo me vacilla comunque da 1 anno a 2, perché sono le passioni, i sentimenti, tutto ciò che racchiude un lavoro e comunque a tempo. Io le canzoni si scrivono piano piano, quindi il lavoro logicamente poi arriva a un certo punto dopo averlo finito e si dice ok, adesso si può registrare perché abbiamo del materiale, ci saranno 20-15 canzoni, poi uno fa un sunto e ci mette quello che, dove mi sono espresso meglio ovviamente. Quindi sono contento di come sia stato tutto il progetto, il lavoro, e piano piano mi ha anche fatto capire come e come dove dovevo scrivere in un certo periodo, perché io comunque scrivo da 4 anni da questa parte, quindi cose più vecchie che magari non sono quelle che sono adesso sono state lasciate per fare un superamento artistico concreto. E l'album alla fine ti presenti, quindi se ti presenti una cosa e poi la cambi, ti presenti male. Faccio una cosa, credo che comunque il tempo di 2 anni sia una cosa fondamentale, perché serve anche a mettere a fuoco ciò che sono le canzoni, l'artista, tutta una serie di cose legate all'arrangiamento, la direzione, insomma.
fondamentale averci una visione totale prima di fare un disco, altrimenti si rischia di fare canzoni che hanno senso singolarmente e non legate assieme dal concept che può essere un album. Partiamo questa sera qua in questa fantastica location, poi già domenica questa che viene sarò al Tesla Bar di Montelupo Fiorentino ad aprire agli Ex Otago e poi in seguito il 17 di aprile a Firenze al Backstage, il 23 di aprile al Circolo Eden di Milano, poi il 25 la presentazione di Manuel giù a Salerno, poi il 26 farò la presentazione ufficiale dalle mie parti sempre al Tesla Montelupo Fiorentino. Poi, siccome sono un po' non ricordo tutta memoria, di sicuro ci sarà Roma il 7-8-9 maggio, scendo giù a Roma in tre locali, comunque seguendo la mia pagina andremo a essere lì official e vedrete tutto. Sono locali piccoli, comunque piccoli lab, io con Remo si suona chitarra e tastiera e quindi presenteremo bello, l'album bello. In apertura. Stefani, le classiche taverne che le città offrono. Molto in linea col processo. Un saluto a Fanwig. Okay. Sicuramente. Certo. Grande saluto a Fanwig. Grande saluto a Fanwig. E condivideremo tutto e saremo sempre collegati al sito web Megazine.